Vorrei seguire quello che ho scritto, però non sono sicuro di seguirlo. Il profetismo biblico ruota attorno alla figura del profeta che deve venire, come è scritto in Giovanni 6. La folla dice: questo è il profeta che deve venire. Punto centrale di quello che voglio puntualizzare, punto, è la figura di Cristo, il vero profeta, perché tutto da lui procede. Il profeta difende l'ortodossia, la sana dottrina, cura l'ortoprassi, i sani costumi, e trae sempre il popolo alla fedeltà, all'alleanza, contro le deviazioni. È un uomo scelto da Dio, unto da Dio, mandato da Dio, che riceve la sua legittimazione non dagli uomini, non dai re, non dai sacerdoti, ma unicamente da Dio, che lo ha scelto, unto e mandato. Egli è la voce di Dio. Che suona sempre in mezzo al popolo e come un legame tra Dio e il popolo. I profeti assolvono questo loro compito e tante volte debbono affrontare l'impopolarità, tante volte anche vanno incontro alla morte. Dirà Gesù: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, quelli che Dio ha inviato a te. Però un punto che voglio ribadire è che i profeti preparano Cristo, ricevono cioè la luce dello Spirito e preparano il popolo a Cristo. I Vangeli dell'infanzia ci parlano di questo spirito profetico attorno a Cristo profeta, Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone, Anna. L'unzione di Gesù avviene però proprio nel Giordano. È lì che egli viene rivelato profeta dal Padre: ecco il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Per cui l'unzione sacerdotale ricevuta nel grembo di Maria si colma con quella profetica proprio nel Giordano, in attesa dell'unzione regale che avverrà sulla croce. La profezia è un grande dono dato alla Chiesa, che accompagna la Chiesa nel suo cammino. Però la Chiesa, cominciando da quella ebraica, ha dovuto lottare contro i falsi profeti che popolano il cammino e vengono dati dei criteri già nel Vecchio Testamento, criteri per riconoscere i falsi profeti dai veri profeti. Detto questo,
Allora diamo uno sguardo alla profezia e diciamo che il posto occupa il profeta e quale ruolo ha la profezia. Per noi cristiani il dono profetico è avvenuto proprio nel momento del battesimo, quando siamo stati inseriti in Cristo Signore. Lo Spirito Santo è venuto dentro di noi e noi siamo stati aggiunti alla Chiesa che è profetica, alla comunità che è profetica. Siamo un popolo di profeti. Oltre a questa forma che noi diciamo battesimale e istituzionale, per cui tutti siamo profeti, secondo quanto si augurava già Mosè, secondo quanto aveva detto il profeta Gioele, oltre a questa forma, diciamo, battesimale, istituzionale, noi abbiamo un'altra forma di profezia, che è una profezia ministeriale, e cioè come nel Vecchio Testamento troviamo i profeti scelti da Dio e unti da Dio e mandati da Dio, così anche nella Chiesa abbiamo dei profeti scelti da Dio, unti da Dio e mandati da Dio. La profezia è una parola di Dio, una locuzione di Dio, ricevuta e ritrasmessa. Viene ricevuta nel cuore e viene ritrasmessa dal profeta. Ricordate i bellissimi testi di Geremia 15-16 ed Ezechiele 3. Dice Geremia: quando la tua parola mi venne incontro, io la divorai con avidità. E qui il cuore del profeta riceve la parola di Dio e il profeta la divora, sente dolcezza dentro il suo cuore per quella parola ricevuta. Così Ezechiele, che ingoia il libro, diventa miele nella sua bocca. La parola di Dio che entra nel profeta ed è dolcezza nel profeta. Il profeta riceve la parola e poi la ritrasmette. Tante volte è una saetta lampeggiante che pende nel profeta. Alle volte invece è un'idea profonda che viene iniettata nel profeta. Per cui cominciamo qui adesso a parlare delle diverse forme in cui si manifesta la profezia anche nei nostri gruppi. Una prima forma è la profezia mentale. Dio trasmette al profeta un'idea. Egli la elabora sotto la guida della luce divina, la veste di un linguaggio suo proprio, i pensieri di Dio, il linguaggio, cioè la veste è dell'uomo, e risente pertanto dalla cultura del profeta. Così è avvenuto spesso nei grandi profeti storici. Anche da noi avviene questo. Il profeta riceve un'idea, un lampo, una saetta dentro il cuore, e la cova dentro il suo cuore. Questa parola è residente nel suo cuore. Prelude ad un messaggio che il profeta deve lanciare,
perché non può trattenere la parola di Dio. È stata data la parola perché sia ritrasmessa, sia data agli altri. Però lui elabora sotto la luce divina, la veste, la colora, e poi sotto la spinta di Dio, nella volontà, lancia il suo messaggio, che può essere un sermone profetico, può essere un oracolo, può essere così un'affermazione, può essere un'esortazione, varia la maniera in cui il profeta esprime questa idea, ma quella è vera profezia data da Dio. Poi c'è una profezia vocale. La profezia vocale è come un dettato che il Signore dà. Può essere una locuzione interiore, oppure sono poche parole che Dio dà al profeta. Il profeta pronuncia quelle parole. Queste parole dettate dal profeta nella profezia vocale in genere prendono una forma letteraria propria, e questa forma letteraria che a noi serve nel discernimento per distinguere una vera profezia da una non profezia. Alle volte la forma letteraria che prende l'oracolo è il chiasmo, alle volte invece il distico così parallelo, oppure il distico di contrasto. Noi ci accorgiamo allora di una profezia, perché nella profezia non c'è il perché, non c'è il dunque, cioè non c'è un discorso, ma è una parola data, un'affermazione che viene lanciata, e Dio che parla al suo popolo. Questo soprattutto avviene nell'oracolo. Tanto per dare un esempio, ecco, ho messo le mie mani su di te perché tu ti fermi e non vado lontano, per queste le mie mani sono su di te. E il chiasmo. Oppure il distico parallelo. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe era un popolo barbaro. Noi abbiamo il concetto che è ripetuto due volte per essere meglio memorizzato. Perché voi monti saltellate come rieti e voi colline come agnelli di un gregge. Dunque saltellano gli agnelli e gli arieti, nel primo versetto e nel secondo. Oppure un distico così a contrasto. Io vi ho condotto in un giardino di delizie perché ne mangiaste i frutti, voi ne avete fatto una terra d'abominio. Sono delle forme letterarie che denotano la presenza di una profezia e che noi chiamiamo una profezia ornata, perché la veste è anche poetica. Tante volte invece c'è un'affermazione secca. Abbiamo ancora una profezia visiva, e cioè un'immagine che si proietta nella mente del profeta. Cosa vedi, Geremia? Vedo un mandorlo in fiore. Cosa vedi, Geremia? Io vedo una caldaia. Così abbiamo un'immagine che poi viene interpretata da Dio stesso attraverso il profeta, oppure che il profeta interpreta, o in mancanza del profeta c'è un altro ispirato che interpreta quell'immagine, per cui diventa una profezia completa. Per cui nella visione abbiamo una profezia incompleta e una profezia completa. Poi abbiamo la profezia numerica. Questa profezia numerica è un dono meraviglioso, molto frequente nei nostri gruppi di Sicilia, ed è un'esperienza bella
che noi facciamo. Io sono abituato a questa esperienza e gioisco di questa esperienza, soprattutto quando in un gruppo maturo o in un cenacolo maturo si instaura un colloquio tra i fratelli presenti e Cristo presente. Cristo parla, noi rispondiamo. Cristo ci propone e noi rispondiamo alla proposta di Cristo. Un colloquio che dura così un'ora, due ore, ed è un'esperienza meravigliosa. Più bella ancora l'esperienza quando sono diversi profeti numerici che intervengono nel comporre un messaggio. Ci sono, c'è il gruppo di Ragusa, per esempio, ma anche nel nostro gruppo di Palermo, quando ci sono diversi profeti, un profeta dà un messaggio citando esattamente un testo, un altro profeta aggiunge un altro testo, un terzo profeta aggiunge un altro testo e abbiamo un messaggio completo. E non si può dubitare dell'autenzia. Alle volte si tratta di una sola parola. Alle volte il profeta dice: prendete questo versetto, prima parola, terza parola, settima parola. E così il messaggio è completo. È un'esperienza molto bella che avviene in tre maniere, e cioè il profeta può ricevere una visione mentale, cioè il testo profetico è davanti ai suoi occhi, scorre davanti ai suoi occhi, oppure auricolare, il profeta lo sente, oppure una locuzione interna. Quando si annuncia il messaggio, il profeta sente battere il cuore. Quando il messaggio è terminato, il cuore cessa di battere così fortemente, quasi che il profeta si sia scaricato di un peso. Poi andiamo a un altro dono, poi vediamo come si amalgamano questi doni. L'apertura biblica. Diceva questa mattina padre Andrea che l'apertura biblica fatta così è una superstizione, può essere anche una superstizione. L'apertura biblica, quando è il dono di Dio, è un dono molto importante. Noi lo usiamo molto nell'effusione, preghiera di effusione, lo usiamo anche nella preghiera così di lode. Però bisogna stare attenti all'apertura biblica. Nell'apertura biblica ci deve essere una ispirazione divina ad aprire la Bibbia. E la parola che salta davanti ai nostri occhi deve lampeggiare, cioè quella parola che il Signore vuole dirci. E deve essere confermata da un altro testo simile prima di essere pronunciata. Ora c'è la cattiva abitudine nei nostri gruppi di aprire a casaccio la Bibbia. L'apertura biblica è un dono di Dio che deve essere usato soltanto da chi ha questo dono. Chi non ha questo dono non deve avventurarsi nell'usare così la Bibbia. Non è un libro di consultazione, non è un oroscopo, non siamo dei maghi che sappiamo così come usano, ricevono la data della nascita e poi altri connotati e poi danno il loro verdetto consultando il libro, no? L'apertura biblica è un dono di Dio. Vediamo adesso dove nasce la profezia. La profezia nasce nel gruppo orante.
nasce nel grembo del gruppo orante, non viene preparata prima, nasce nel gruppo e viene proferita nel gruppo. Nasce in un contesto di lode, quando cioè siamo proiettati verso Dio, verso la luce che scende dall'alto. Nasce dopo un canto in lingue, dopo un silenzio profetico, cioè viene dall'alto, nasce nel gruppo, in un contesto di lode, di concentrazione su Dio, è un lampo divino che scende. Generalmente non nasce in un contesto di confessione, di prostrazione, di pentimento, anche lì può nascere una profezia, ma la profezia generalmente nasce in un contesto di lode. La profezia che nasce in un contesto di lode viene proclamata o in volgare, qualche volta in lingue. Quando la profezia è in lingue, generalmente è per esperienza più che ventennale che vi parlo, quando è una vera profezia, la parlata in lingue è di poche parole e subito c'è la traduzione, c'è un altro che interpreta, a meno che non ci sia un'interpretazione biblica data dal profeta numerico, ma quando c'è una profezia in lingue composta da 5-6 parole, allora succede che l'interprete, diciamo, traduce, rende il senso della parlata in lingue e il profeta riconosce che veramente quella è la parola da lui pronunciata e dice confermo. I primi confermi venivano appunto dal profeta che aveva pronunciato una profezia in lingue, veniva interpretata e l'interpretazione ritornava parola per parola dentro il profeta che l'aveva pronunciata e il profeta diceva la riconosco, è mia, l'ho detto io, confermo, questo è il senso. Oggi abbiamo tanti confermi con molta facilità, mentre il confermo profetico è appunto dato dal profeta stesso dopo una interpretazione della parlata in lingue. Le lunghe parlate in lingue in genere non sono profezie, possono anche essere profezie, ma in genere non sono profezie. E allora chi è il profeta in mezzo a noi? È un uomo indicato dal Signore, favorito da Dio, è un uomo che ama il suo popolo. Un profeta distaccato dal popolo, distaccato dal gruppo, noi non lo riconosciamo e non lo accettiamo. Nessuno deve venire a profetare e poi lascia il gruppo per conto suo. È un uomo che vive nel gruppo, soffre nel gruppo, ama i suoi fratelli e segue costantemente il cammino del proprio gruppo, perché il profeta è luce per i propri fratelli, luce nel cammino. Egli è portatore della parola di Dio. Il profeta, sotto il profilo umano, è un uomo equilibrato. Noi non ammettiamo nei nostri gruppi profeti squilibrati, perché rovinano il gruppo, lo portano fuori strada. È un uomo libero come Cristo, non ha peli sulla lingua, non teme nessuno, perché la parola di Dio deve essere pronunciata, promulgata, trasmessa con fedeltà.
Il profeta non può dissimulare, non può dire altro, non può edulcorare quello che Dio gli dice. È un uomo libero che dice pane al pane e vino al vino, come Dio ha indicato. Sotto il profilo spirituale è un uomo di Dio che ama Dio, parla con Dio, tratta con Dio, è un uomo di preghiera. Un uomo di preghiera è un uomo moralmente sano, è un uomo che ha amore per il popolo di Dio come amore per Dio. Il vero profeta crea verità, luce, unità e carità. Un gruppo senza il dono della profezia è morto o moribondo. Lo diceva già per la Chiesa San Basilio Magno: una Chiesa senza profezia è morta o moribonda. Ci vogliono i profeti, perché la Chiesa è fondata sugli apostoli e sui profeti. Guai se vengono a mancare i profeti oggi. Noi, rinnovamento nello Spirito, siamo chiamati ad essere profeti, per cui è una grande grazia di Dio data alla Chiesa quando si trovano dei profeti nei gruppi del rinnovamento che possono tenere alto lo spirito profetico nel gruppo orante.